Arengo del Broletto, mercoledì 21 marzo 2012. Una folla di persone, autorità civili e militari, l'intero consiglio comunale con il gonfalone, Libera, ascoltano con il sottofondo di un'arpa un lunghissimo elenco di nomi, 824, nella cui lettura si alternano diverse personalità. L'elenco è quello delle persone che in tutti questi anni hanno pagato con la vita il loro no alle organizzazioni mafiose. Sono nomi famosi, come quelli di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Boris Giuliano o Rocco Chinnici, ma anche delle persone che, pur essendo meno note, hanno pagato il medesimo alto prezzo per la loro onestà. Oggi siamo qui per ricordare coloro che sono stati uccisi dalle mafie, stringendoci attorno ai loro familiari, condividendo il loro dolore e l'anelito di giustizia che li anima. Li ricordiamo pubblicamente, consapevoli che ciò significa farsi carico e garanti di quelle stesse idee di libertà e giustizia che li animavano e per le quali hanno dato la loro vita, per loro e per tutte le vittime di cui non sappiamo neppure il nome, ha spiegato Domenico Rossi, coordinatore provinciale di Libera Novara. Giuseppe muore. Giuseppe Monticciolo. Alfonso Canzi. Emanuele Notarbartolo, Emanuela Sansone, Luciano Nicoletti, Andrea Orlando, Giove Rosino, Lorenzo Panepinto, Mariano Barbato, Giorgio Pecorato, Bernardino Verro. E nel ringraziarvi e nel porgere a nome di tutto il Consiglio Comunale l'augurio di un futuro che non veda più lo scorrere di lunghi elenchi di nomi di uomini e di donne, di uomini e di donne che hanno fatto soltanto il loro dovere.